10 e 6 minuti prima, ancora buongiorno, ben ritrovati da Paolo Bonazzi per la seconda parte del nostro filo diretto con Massimo Bugani, presidente del gruppo consigliare del Movimento 5 Stelle nel comune di Bologna. Alta velocità, People Mover Civis, il groviglio della mobilità è il titolo di un articolo dell'Unità Emilia Romagna di oggi firmato Adriana Comaschi. E si parla della realizzazione della stazione sotterranea dell'alta velocità, per cui ormai si spera nella fine dell'anno, con la conseguenza che solo nel 2013 si libereranno i binari di superficie per il completamento del famigerato, agognato, sospirato servizio ferroviario metropolitano, o ancora di il People Mover, altro tema per cui pochi giorni fa in provincia si parlava di un avvio dei cantieri addirittura nel 2013, anche se Marconi Express, la società chiamata a realizzare e gestire la navetta sopraelevata tra stazione e aeroporto, assicura che presenterà a breve, dicono, il nuovo piano economico finanziario. Da lì il comune avrà 2 mesi per dare il via libera definitivo. Ma dice bene l'articolo di Adriana, è un mega groviglio. È un mega groviglio la mobilità, e secondo noi sono stati fatti errori clamorosi in tutte queste grandi opere che adesso hai citato. Parto dal passante nord, sul quale si stanno cercando di convincere tutti i bolognesi di Bologna e provincia che sia fondamentale, e uno dei motivi a sostegno di questa tesi è che facendo il passante nord poi si farà un road pricing, cioè si fisserà un prezzo per l'attuale tratto autostradale e tangenziale, e con quella cifra si potrà investire sull'SFM, perché è una priorità investire sull'SFM. Allora io dico, ma forse io sono una persona troppo semplice e le cose le vedo in una maniera troppo chiara, però se che magari ci sono complicazioni che non vedo, però se si dice che si vuole investire sull'SFM, perché non si investe direttamente sull'SFM, visto che da anni si dice che si vuole potenziare, che è il fulcro dei progetti di mobilità, che da lì bisogna partire, poi in realtà sull'SFM si fa pochissimo, a partire dai treni che sono fatiscenti, quelli che prendono i pendolari ogni giorno, ammassati, spesso in ritardo per favorire i passaggi dell'alta velocità negli ultimi pezzi che collegano le stazioni. E quindi noi facciamo il passante nord per poi far pagare l'autostrada e la tangenziale, per poi con quei soldi, che mi sembra anche curioso, insomma, e credo alquanto improbabile, che un camionista decida di fare 18 km in più con quello che costa oggi il gasolio e la benzina, invece che pagare 3 euro per fare la tratta autostradale. Quindi probabilmente avremo molte persone che pagherebbero ma farebbero lo stesso il pezzo più corto, ma si dice questo per poi avere capitali da investire sull'SFM. Ma investiamoli direttamente sull'SFM senza fare il passante nord. Insomma, sarà banale questo mio ragionamento, però non vedo grandi obiezioni che si possono fare a questo mio ragionamento. Poi ci viene detto nel 2005, nel 2006 abbiamo già fatto tantissimi incontri nei comuni, nei quartieri, le assemblee erano piene di persone e quindi non si può ripartire con quelle discussioni. Allora io dicevo con Venturi, sì, ma è cambiato completamente, siamo in un'era diversa. Nel 2005 non c'erano i mezzi di comunicazione che ci sono ad oggi, perché nasceva internet in quegli anni lì, non c'era la partecipazione dei cittadini che c'è oggi, e la voglia di partecipare dei cittadini che c'è oggi, e la sensibilità su alcuni temi che invece c'è oggi, tipo il consumo di territorio, il risparmio energetico, l'inquinamento, non si parlava come se ne parla oggi di questi temi. Quindi quelle discussioni, mi dispiace, ma bisogna rifarle, bisogna assolutamente rifarle. E quando noi proponiamo all'interno del comune di Bologna di modificare il regolamento comunale inserendo la possibilità di fare referendum abrogativi e propositivi, vogliamo proprio dire questo, che i cittadini non vanno ascoltati, informati semplicemente quando devono scegliere un candidato e si deve votare delle elezioni. I cittadini vanno rispettati, ascoltati, informati, ci deve essere un rapporto stretto con tutti, con tutta quella parte di cittadinanza che è attiva e che vuole partecipare, che si informa, perché ovviamente anche se fai referendum abrogativi e propositivi ci sarà sempre una parte di città
che è completamente disinteressata alla politica, insomma questo c'è sempre, ma con quelli che si informano, che sono attenti, tu devi dialogare e aprire con dei referendum. Ci consentirebbe di sapere oggi qual è la loro opinione sul People Mover, perché quando ci dicono noi abbiamo vinto le elezioni, abbiamo un sindaco che è stato eletto a maggioranza al primo turno e quindi il People Mover era il nostro programma, noi dobbiamo farlo, ma le persone non sapevano che cos'era il People Mover, tant'è che anch'io, che sono uno di quelli che è più contro il People Mover, che da sempre è stato più duro contro questa infrastruttura, durante la campagna elettorale, che anche tu Paolo seguivi da vicino, non sapevo certe cose che so oggi perché abbiamo chiesto documenti, cose che abbiamo potuto fare una volta eletti, abbiamo richiesto documenti, abbiamo studiato, abbiamo visto e manifestato quelle che erano tutte le criticità, tant'è che se oggi è in ritardo, è fermo e c'è ancora l'attesa, visto che doveva partire invece a gennaio la posa del primo mattone, secondo me lo si deve anche al nostro lavoro di studio e di attenzione. E qui spreco una battuta per l'onorevole Galletti, che qualche giorno fa è stato molto duro con il candidato sindaco del Movimento 5 Stelle a Genova e che ha detto: ma Bologna che è la mia città, io ci sono e siete impalpabili, fanno pochissimo i grillini a Bologna. Ha fatto questa battuta, ovviamente quello di Genova non sa tutto quello che facciamo il nostro candidato di Genova, anche perché come cifre poi Bologna credo che sia stata ossia la capitale del Movimento 5 Stelle per come è cresciuta, per come è cominciata anche l'avventura, mi pare. Sì, lo siamo stati, nel senso che adesso i numeri sono altissimi anche in altri comuni ed è un grande piacere. Noi senz'altro siamo stati un po' gli apripista, però ci tenevo a rispondere a Galletti, perché secondo me o mentiva sapendo di mentire, quindi faceva la battuta provocatoria sapendo che un ragazzo di Genova non sa tutto quello che facciamo a Bologna, oppure si deve informare, deve stare attento a quello che succede a Bologna. E lo informo anche su un'altra cosa, che l'UDC a Bologna è scomparso, quindi forse sono stati così palpabili i rappresentanti dell'UDC in questi anni da scomparire praticamente dalla politica bolognese. Faccio una battuta, riprendo una battuta non a caso, ci tengo a dirla oggi, una battuta che ho sentito dire proprio dai microfoni di Radio Tao altre volte: in Bologna e provincia l'UDC prendeva molti meno voti di quelli che prendeva Maurizio Cevenini da solo, e io non credo che sia un caso.